Bella giornata di sole. Gli uccelli cantano, il sole splende. Raccoon sta cercando qualcosa nella siepe. Ah, è una palla. No, era questo. Ah, era un uovo di Pasqua. Oh, adesso ho capito. È una caccia alle uova di Pasqua. E tutti stanno partecipando. Divertente! Quando trovano l'uovo che manca, Granny gli darà un regalo. Andiamo! E questa zanzara così strana? Dottor Spooky, ancora tu! Cosa? Un dinosauro che sputa fuoco! Che cattivo sei, Dottor Spooky! Dinosauro sputa fuoco, dinosauro baby e... un uovo di dinosauro. Oh no, Dottor Spooky è nel laboratorio. Cosa starà facendo? L'uovo di dinosauro. Il dottor Spooky vuole scambiare l'uovo di Pasqua viola con l'uovo di dinosauro. Oh no! Ai ai ai, monkey! Fate attenzione alla nonna. L'uovo si apre. Il dinosauro va verso la casa e la scuote. Ecco il dinosauro! Oh oh, va verso Monkey! Attento! Cosa?
il piccolo dinosauro vuole solo giocare. Passagli la palla, Monkey. Che bravo! Che bello! È ora di scoprire qual era il regalo di Granny, ma... Un momento! Non c'è! È un coniglietto di Pasqua! Ce l'ha il dottor Spooky! Perché in fondo anche lui ha un lato tenero! Raccogliamo le mele! Tutti collaborano! Che divertente! Ah, ma ovviamente il dottor Spooky li sta spiando e sembra abbia avuto un'idea! Cosa starà pensando? Quello è un ragno? Attento, ragnetto! Cosa sono quelle gocce? Il ragno sta crescendo! Oh no! Il dottor Spooky ha creato un ragno cattivo e goloso, proprio come lui! Torniamo al racconto. Perché c'è tutto questo vento? Il dottor Spooky è qui! Sta lanciando i suoi spooker! Che piano avrà? Eccolo! Stanno lanciando un sacco di ragni golosi sul raccolto! Oh no! I ragni mangeranno tutte le mele! Attento, Kit! Monkey ha paura dei ragni! Dai, nonna Granny! Ci sarà qualcosa che possiamo fare? Ragno cattivo! Cosa succede? Guardia! Invasione di ragni! Di preparare una pozione magica. Dai, saggia Granny, risolviamo il problema. Un pochino di essenza di coriandolo, un altro pizzico di ghianda di mille anni fa, un goccio di succo di arancia dolce e l'ingrediente segreto, una dose molto grande di amore. Un goccio di pozione. È tornato il ragno buono! Oh, dottor Spooky, che cattivo che sei! Non inviare altri spooker! Ecco Granny!
Ha buttato la pozione nel serbatoio e tutti collaborano perché il piano funzioni. Il trattore si è rotto. Forza, ragazzi, bisogna pensare a un altro piano. Gli Spooker continuano a lanciare ragni. Al laboratorio! Super trasformazione! Super forza! Monkey ce l'ha fatta. I ragni stanno tornando ad essere buoni. Il raccolto è tornato alla normalità. E gli Spooker hanno avuto quel che si meritano. Alla prossima avventura! Che bella giornata per fare surf! Groovy, Kit e Monkey si stanno divertendo moltissimo. Quella era una lattina? Un bidone? Una bottiglia? Oh, oh, oh. State tutti bene? Groovy, Kit, e Monkey? Eccolo! Cos'è successo? Perché il mare è pieno di spazzatura? Si è formata un'isola di spazzatura ed è enorme. Com'è possibile? Ha avuto un'idea. Forse possiamo togliere la spazzatura dal mare portandola con le tavole da surf fino alla riva. Ops, non ha funzionato come pensavamo. La tavola affonda. Ed è caduta proprio di fianco a una strana tubatura da cui continua a uscire spazzatura. Dove porta la tubatura? Che nave strana! Dottor Spooky, perché non l'abbiamo capito prima? Sei tu che butti la spazzatura in mare! Ragazzi, bisogna... un momento... cos'è che galleggia? Un pesce intrappolato in una plastica per le lattine... Ma Groovy l'ha liberato? In acqua, Kit! Il nostro nuovo amico vuole mostrarti qualcosa! Non ci crederai dove porta la tubatura! Esatto, è la nave del dottor Spooky. Qual è la tua idea? Groovy si è trasformato in un aspirapolvere gigante! E ha aspirato tutta l'isola di spazzatura! Ma c'è ancora una cosa da fare. Il dottor Spooky merita il castigo. Monkey prende una pietra gigante e Groovy
Rudy sputa tutta la spazzatura nella nave del Dottor Spooky. Il Dottor Spooky è stato ripagato con la sua stessa moneta. Ottimo, ragazzi. Il Dottor Spooky ci metterà un po' a pulire la nave e noi ci vediamo alla prossima avventura.